Bentornati amici in questa nuova puntata di Al Polso, ma attenzione perché questa è anche l'ultima puntata di Al Polso, dico giusto Marco? Assolutamente sì Danny, è l'ultimo passo di questo nostro percorso insieme e siamo a Firenze e ho deciso di portarti alla scoperta del mondo dei piccoli produttori italiani di orologi, dei micro brand. Come primo esempio di questa puntata, che non sarà l'unico, ti ho portato dai ragazzi di HTD, una realtà italiana, un micro brand italiano che è pregno di passione e cuore e amore per il mondo degli orologi vintage. Allora Marco, direi di chiamare subito un driver, però sa, ho un po' di paura perché potrei, visto che navigo sulle reti pubbliche, essere hackerato, magari sa, ci rubano tutti i dati. Caspita, da un momento all'altro potrebbe accadere, ma no, perché tu utilizzi NordVPN. Hai ragione Marco, abbiamo NordVPN, non c'è paura. E voi perché non avete NordVPN? Siete forse degli stolti? No, perché siete persone di cultura. Quindi, passando dal link in descrizione, potete accedere ad un servizio che vi tutela, vi protegge dagli attacchi hacker. Infatti noi siamo sempre al sicuro e non abbiamo mai paura di niente. E quando arriviamo a casa la sera che siamo stanchi, ci deliziamo grazie a NordVPN, perché con il sistema di geolocalizzazione che switcha dall'altra parte del globo, possiamo accedere ad un infinito numero di contenuti nelle piattaforme di streaming più disparate. E se non ce l'hai, sei un folle. Andiamo Marco. Ciao ragazzi. Ciao. Federico. Ciao Marco. Federico, ciao ragazzi, ciao. Come state? Ciao Danny. Ciao Danny. Ciao, piacere. Ciao. Allora? Tutto bene? Potete sedere? Sì. Certo, assolutamente sì. Qua. Ah, vedo già del ferro posizionato. Molto ferro. Eccoci qua Danny, volevo presentarti Federico Del Guerra e Federico Zulian, quelli che sono i fondatori di HTD. Ciao, molto piacere. Piacere. Allora ragazzi, io lascio la parola a voi. Chi è HTD? Che cosa rappresenta? Qual è la filosofia? Raccontatevi. Allora, HTD nasce nel 2020 ufficialmente. A partire dal 2018 abbiamo iniziato a lavorare a questo marchio. Già prima però, dal 2016, ci siamo addentrati lato produzione, progettazione a questo ambiente. Abbiamo iniziato con tutto un altro progetto che poi però ci è servito anche per prendere dimestichezza, addentrarci proprio in questo mondo dell'orologeria che è abbastanza particolare a livello di meccanica, a livello di produzione, no? Quindi noi veniamo tutti e due dal disegno industriale, progettazione, design un po' in generale. Lui si era un po' più avvicinato all'automotive, io invece ero già un po' dentro il settore, diciamo, dei beni di lusso e lavoravo per conto terzisti che facevano per la moda. E poi dopo, diciamo, con queste capacità che abbiamo acquisito nel tempo, volevamo fare qualcosa di nostro. Eravamo lì sdraiati dopo la laurea sul letto, proprio il giorno della laurea, dire ma che facciamo adesso della nostra vita, e è nato questo, diciamo, è nato un po' questo barlume, questa idea. E da lì è iniziato. Abbiamo cominciato con l'idea di avvicinarci in un momento in cui il vintage ancora non era così in hype come poi è stato nel 2020, in maniera un po' più da vicino, quindi con prodotti, con orologi degli anni del secolo scorso, grazie anche all'aiuto di un orologiaio qua vicino che ci ha un po' fatto da mentore, ci ha un po' insegnato anche il mestiere, perché noi ovviamente sì, un po' smanettoni, però alla fine quello... Eravate designer alla fine quando avete cominciato? Sì, quindi diciamo... La parte empirica, pratica, la costruzione dello stesso mancava. E quindi grazie a lui ci siamo veramente affondati dentro a questo mondo. Abbiamo iniziato anche a guardare a marchi indipendenti grandi, tutte queste cose qua, insomma è stato molto interessante, e poi dopo l'abbiamo trasformato in dei prodotti che ci piacessero a noi, perché in realtà è partita un po' per gioco anche, poi dopo ha preso piede, quindi anche in maniera non così aspettata, diciamo, no? Quando inizi non è sempre tutto così chiaro, però la volontà c'era il sogno e abbiamo deciso di portarlo avanti, e poi ci ha dato anche delle soddisfazioni. Allora Federico, che orologi avete prodotto in questa vostra avventura? Vedo qui alcuni esempi di diversi tipi di orologi, insomma raccontaci un po'. Allora, come ha detto lui, noi abbiamo iniziato con il nostro mentore Renzo, che ci ha un po' istruito fin dall'inizio nella scelta dei movimenti, in tutto quello che concerne la parte meccanica. E lui aveva la particolarità che accanto alla sua bottega c'era Piero, un meccanico, che ogni tanto veniva da noi. Infatti era ogni volta che veniva ci doveva raccontare come vinceva alle gare nei tempi passati. Quando ci porta queste foto, incomincia a parlare dei cronografi,
da lì non abbiamo potuto fare altro che iniziare con un cronografo. Complicarsi la vita. Complicarsi la vita, assolutamente. Infatti abbiamo scelto anche uno di quei movimenti più ostici in assoluto, che difficilmente viene scelto proprio perché si sa che è un movimento poco affidabile. Ma siccome avevamo le spalle coperte di sapere che lavoravamo noi su ogni singolo prodotto, allora abbiamo deciso di portare avanti questa... Per aumentare il controllo qualità. Esatto, e anche per dare un servizio alla clientela, visto che la maggior parte delle volte che veniva venduto questo tipo di movimento abbinato a un orologio, veniva lasciato il servizio clienti così, non, ormai non si sapeva più nulla. E invece avete fatto qualcosa venduto. Di diverso. Esatto, e noi ce lo siamo coccolato, diciamo, il cliente. Naturalmente li controllavamo prima e poi successivamente l'andamento lo controllavamo tranquillamente. Quindi la vostra prima serie è stata un cronografo. Esatto. Quanti modelli avete fatto al lancio? Abbiamo fatto al lancio 4 modelli con due casse differenti, a partire dal Cannoli, che questa era la versione in esagraph, quindi cassa di 3 pezzi con lunetta in acciaio fissa, mentre poi il secondo era con una cassa diversa con la lunetta girevole a 120 clic. Il Jungle, che ora qui non abbiamo. Adesso non ne avete più neanche uno. Sarebbe un'orgia di acciaio, quindi meglio di no. E da qui poi è partito quello che è stato HTD nell'ambito dell'orologeria italiana. È stato difficile, sì, ma l'abbiamo fatto sempre con passione e questo ci ha portato a dei risultati e anche delle soddisfazioni. Posso chiederti, a livello imprenditoriale, perché anch'io bene o male mi muovo in questo ramo, quando avete da designer cominciato a disegnare e dopo con l'aiuto di altri a progettare il primo orologio, a che tipo di target di clientela stavate pensando? Cioè, anche perché lì è un mondo che ho imparato a conoscere grazie a Marco e nelle puntate assieme agli spettatori hanno potuto viverlo, così ampio, perché può prendere sia una fetta di mercato estremamente entry level, anche come budget, arrivando poi ad un limite che in realtà poi non c'è. Quando avete cominciato a costruirlo, avete deciso in principio quale tipo di target mirare per il cliente? Assolutamente, assolutamente sì. Noi abbiamo sempre pensato ad HTD come una fascia di prezzo che era nell'entry level dell'orologeria, perché anche noi ci trovavamo in quella condizione, quindi appassionati dell'orologeria e che si potevano permettere una determinata cifra. Da lì l'abbiamo però sempre portato avanti mantenendo comunque dei capisaldi, ossia che il prodotto non viene deprezzato e che nel passare del tempo cerchiamo di mantenere il suo valore e che sia proprio quello che è poi l'emblema dell'orologeria, quindi il gioiello. Gioiello però anche come strumento, esatto, come strumento sportivo. Se non ricordo male, l'entry level che abbiamo visto assieme a te va diciamo dai 100 fino ai 2-3 mila euro. Sì, diciamo che oggi come entry level, Danny, possiamo parlare anche di orologi fino a 10.000 euro, perché okay, se vogliamo, ad esempio, gli entry level della Rolex si aggira intorno a quelle cifre oggi, però se parliamo di entry level come tasca, io direi sì, fino ai 1.000 euro. Okay. E quindi questo prodotto ben si posiziona nella fascia di prezzo di cui abbiamo parlato, tra l'altro, in uno dei nostri scorsi episodi qui insieme. Infatti anche per questo abbiamo comunque continuato a mantenere quella fascia, prendendo comunque ispirazione dall'orologeria svizzera, perché in generale quello che pensiamo noi è che l'orologeria svizzera è nata un po' come noi. Inizialmente il prezzo era più basso in quanto le produzioni erano maggiori, non c'era problemi di vendita, diciamo. E successivamente loro si sono specializzati nell'extra lusso, dove è impossibile sapere effettivamente quanto gli può costare, è impossibile sapere i margini. Noi invece restiamo sempre in una veridicità di prodotto, in cui noi ci crediamo prima di tutto e ogni pezzo ha il suo valore e poi viene presentato sul mercato senza albagie, diciamo, rispetto a orologi da 50.000 euro. Cerchiamo sempre di mantenere una nostra linea produttiva. Un'ultima cosa, quando parliamo di micro brand, quindi mi piace perché siete giovanissimi, probabilmente più piccoli di me, e avete cominciato questa avventura bellissima, però quando parte una startup come la vostra, che tirature si riesce a raggiungere per un prodotto? Quanto è stato complesso gestire la numerata dell'esordio, di quando vi siete messi? Cioè c'era magari anche la paura di farne troppi, troppo pochi? Quello è, diciamo, è la prima cosa, no? Quando inizi a pensarli e poi vai effettivamente a fare il prototipo, poi dici ok, adesso iniziamo con la produzione, quanti ne faccio? Ora, noi da
dal nostro punto di vista, diciamo, avevamo preso dei preordini, quindi avevamo sfruttato questo tipo di meccanismo che nel mondo degli orologi ultimamente sta anche funzionando, in cui praticamente si fa un po' come fanno anche i produttori indipendenti di alti livelli, di prendere delle ordinazioni e sulla base di quelli però poi sviluppare tutta la collezione. Diciamo, la nostra filosofia, oltre che vabbè rivolgerci magari ai collezionisti, che però questi pezzi qui li puoi portare al polso tranquillamente, no? Questa è un'altra cosa che bisogna dire purtroppo, che magari vai fuori con un Rolex Daytona e poi non sei sicuro se lo riporti a casa. Questi ti puoi divertire e ti puoi anche, cioè, essere tranquillo, lo puoi portare da tutte le parti e non ci sono problemi. E quindi, diciamo, questa è una parte della nostra filosofia. E in più c'era anche il fatto che noi facciamo quel tipo di orologio per un determinato periodo di tempo. Facciamo una collezione, finita la collezione si passa a un nuovo progetto. Quindi, diciamo, anche di orientare un po', dare questo taglio al prodotto per avere anche, non una continuità, ma avere comunque sempre prodotti nuovi che ci piacciono anche a noi, che ci facciano insomma continuamente appassionare anche al prodotto, e però anche affacciarci a diverse situazioni dell'orologeria, quindi diverse tipologie di modello, semplicemente colori, e anche affrontare anche diverse complicazioni. Quindi abbiamo fatto i cronografi, poi abbiamo fatto ora i diver e prossimamente, chi lo sa, altri modelli. Ci saranno altre cose. La cosa bella è che con questo metodo di creazione e sviluppo anche della gestione delle numerate siete riusciti a mantenere un'esclusività di ogni singolo modello, perché come avete detto noi facciamo una tiratura, creiamo un progetto, lo realizziamo, lo mettiamo in vendita, finito il capitolo ne riparte un altro. Questo è bellissimo perché io mi metto anche da parte del consumatore, so che quando acquisto un orologio ho un pezzo unico praticamente, perché so che la filosofia dell'azienda è quella di restartare completamente da capo il progetto successivo. Questo rende prezioso ogni singolo prodotto messo in vendita, quindi apprezzo particolarmente la vostra tecnica. Tu hai colto esattamente il punto a cui volevo arrivare anch'io, Danny, perché ormai sono un esperto da quando sono con te, cioè sì, hai la laurea, perché in sostanza questo è il loro modello più raro, se vogliamo definirlo così, il Safari, e definirla una limited edition è riduttivo. Hanno fatto 50 pezzi, non so neanche dopo quanto tempo sono andati sold out, ma il punto del discorso è che su partite così limitate, su orologi pensati per gli appassionati, il risultato non può essere altro che un prodotto da collezione, che il pubblico percepisce da collezione. E quindi in casi come questo il prezzo di questo orologio di mercato in questo momento non è più neanche minimamente vicino al prezzo di lancio. Si è visto vendere a migliaia di euro questo orologio, che era uscito di listino a, per dare un numero ai ragazzi, 750 euro. Quindi era uscito a 750 euro. Chi l'ha comprato al day one o con la prenotazione, adesso è fortunato, adesso ha un pezzo unico richiesto che vale svariate migliaia di euro. La maggior parte dei casi nessuno vende, cosa che a noi fa molto piacere. Che bello. Esatto. Create, come posso dire, un legame con il vostro pubblico che rimane affezionato a questo genere di prodotti. E è una bellissima filosofia, perché coccola il cliente, crei esclusività, crei dei prodotti. Lo rendi speciale il cliente. Esatto, non è tanto diverso dal concetto di collezionismo degli orologi vintage, che sono in un numero limitato, quelli che ci sono ci sono, quelli che ci sono sul mercato sono in mano ai collezionisti e il prezzo di mercato non è mai speculativo. Sostanzialmente. E io apprezzo da matti questa filosofia. Grazie. Un po' con la volta, produzioni piccole che coccolano tanto. E diciamo un po' il concetto del lusso, no? Sì. Perché crei una bolla intorno al cliente che viene coccolato, c'è un servizio clienti attivo che continua a stargli dietro, se c'è qualche problema non ci sono problemi perché vieni da noi. E poi si creano anche delle relazioni con i clienti, poi diventano amici o comunque, no, diventano conoscenti, di cui si può parlare anche di modelli futuri, modelli correnti, insomma Sì, perché l'immaginario che mi faccio io del vostro cliente è quello di un cliente così fidelizzato che neanche si domanda quale sarà il progetto futuro, ma già lo vuole. Esatto. Perché è successo diverse volte che ci scrivessero: datemi qualcosa, oppure non vedo l'ora che rifacciate qualcosa di nuovo perché sono contento. Sì, quelli che ho preso mi sono talmente piaciuti. Bellissimo. Bellissimo, sì. Davvero. Bellissimo. L'opposto del concetto di orologio commerciale che tanto oggi si trova in tutte le gioiellerie, no? È un po' più esclusivo. Allora, io ho un'ultima domanda per voi. Che cosa significa essere proprietari, essere fondatori
non solo di una startup, ma proprio di un micro brand di orologi in Italia oggi. Come vedete il vostro futuro? Sicuramente vediamo il nostro futuro incrementando quello che stiamo costruendo, non di certo fermandoci qua. È chiaro che ci sono anche momenti bui, ci sono giorni neri, però quando c'è la voglia e c'è il desiderio di fare qualcosa che rimanga nel tempo, allora non c'è problema. Ci sono stati dei giorni in cui qualcun altro avrebbe abbandonato, noi abbiamo continuato. E poi ovviamente quando succedono queste cose ti scordi di quelli più belli. Però poi, insomma, ora per esempio stiamo vivendo momenti molto belli, quindi siamo molto contenti. La complessità, diciamo, sta nel fatto che noi per esempio siamo stati fortunati perché avevamo già un'infarinatura di quello che vuol dire le proporzioni, il design, cosa che per noi è effettivamente fondamentale nell'orologeria. Un po' come nel car design, se una macchina non è proporzionata bene, non è bella, non mantiene il suo stile nel tempo. Ti porta in giro con le ruote, funziona. Esatto. Ma non diventa un'icona. E allo stesso tempo, quindi, noi cerchiamo sempre di portare nell'orologio quelli che sono i cardini delle proporzioni e dello stile, anche di qualità, ecco. Stiamo attenti a tutti i materiali, anche solo per la scelta del bracciale passarono 6 mesi, cioè andavamo dai fornitori e i fornitori, noi che facevamo così, li toccavamo questi bracciali e dicevamo no, non è la stessa cosa, e questi fornitori dicevano non vi capisco, non, qual è il vostro problema? Non è nessuno il nostro problema, però questo bracciale non è come voglio. Tanto cuore, tanta scelta, tanta passione. E poi diciamo il prodotto e il cliente sono sempre la cosa più su cui investiamo di più. Questi qua sono i due loro nuovi diver. Bellissimi. Il modello pallettoni che appunto descrive con il nome il tipo di quadrante, e lo Space Boy con questi numeri. Uno più bello dell'altro. Sì, assolutamente. Un'ultima domanda, poi vi lascio in pace, sempre dal punto di vista imprenditoriale. Che genere di sistema avete adottato per la vendita dei prodotti? Avete sfruttato tutte le nuove tecnologie, i nuovi modi di comunicazione dell'ultimo decennio, anzi quinquennio, perché ormai è una cosa ancora più recente, ovvero una vendita diretta online con un vostro shop privato, oppure ancora con una piccola rete di distribuzione, magari con l'agente di commercio che passa per l'orologeria a chiedere se il prodotto può essere venduto lì all'interno? Allora, abbiamo iniziato con un e-commerce online, quindi okay, uno shop online nostro, tutto fatto da noi. Me l'ho chiesto perché siete giovanissimi, infatti ho detto che così piccoli, hanno detto... Ogni tanto ce lo chiedono, ma chi ve l'ha fatto il sito? Ce lo siamo fatti. Sì, sì, è vero. Qual è il sito, ricordiamolo così? Ha un nome un po' strano, htdwatchinstruments.com, è dall'alba dei tempi. Il link qui sotto. Sì, no. lo faccio scrivere per 150 euro. Abbiamo iniziato con l'e-commerce online perché avevamo il bisogno di arrivare ai clienti nel modo più facile possibile, e questo ci ha permesso di fare, diciamo, più vendite rispetto ai rivenditori che abbiamo trovato comunque un terreno non troppo fertile, perché comunque ce ne sono tantissimi, però devono comunque seguire la nostra linea di vendita, e questo è difficile farglielo capire. Infatti piano piano, con calma, stiamo cercando di aumentare questi rivenditori in Italia. Primo a Roma l'abbiamo aperto una settimana fa, quindi è fresca la cosa, e per ora siamo solo a 2. E Milano anche. E Milano, esatto, Roma e Milano. E poi ovviamente dall'internet abbiamo comunque cercato di essere vicini a chi volesse comprare, e siamo uno dei pochi a avere la possibilità di avere un laboratorio qui dove i clienti vengono e possono vedere gli orologi dal vivo. Ovvio non è possibile perché tanta gente è fuori Firenze, quindi risulta scomodo, però soprattutto per l'ultima versione molti sono venuti da fuori paese. Bello. Tanti ci hanno chiesto di firmare anche la scatola, non so perché, però insomma se... E una volta che vi siete fatti conoscere tutto, sono venuti per il secondo modello. Per ora quindi ci affidiamo a questi rivenditori che seguono le nostre linee guida e si instaura un'amicizia, diventa quasi una famiglia, e siamo contenti. Poi per il resto è tutto attraverso il nostro e-commerce e sito internet. Che vi ricordo che per 150 euro poi. Io adesso ti porterei nella seconda parte di questo episodio alla scoperta di un altro brand italiano. Grazie mille ragazzi, è stato molto bello, e niente, Danny, possiamo andare. Sì, devo farvi complimenti perché grazie. Vedere ragazzi giovani grazie. Così grazie. Pieni di voglia di fare e designer che hanno creato questo mi riempie il cuore di orgoglio, ragazzi, complimenti ancora. Grazie. Quegli occhi a cuoricino. Sì, intanto non te ne sei accorto, ma io... Oh, eccoci qua Danny, direi che possiamo andare ora alla scoperta di un altro micro brand tutto italiano. Okay. Per di qua, seguimi. Andiamo. Andiamo.
Wow, dove siamo arrivati? Danny, siamo ad Alessandria, te l'avevo messo, siamo andati a scoprire un altro marchio di orologi italiano. Fantastico, un micro brand. Un micro brand. Ma hai notato che tutte le volte che ci avviciniamo ad una location siamo in mezzo alla strada? È sempre questo, mi sa che è il nostro marchio di fabbrica ormai. Forse hai ragione. Andiamo Danny, segui. Di là. Ah. Guarda qua. Mi faccia strada, buon uomo. Prego. Grazie. Eccoci qua. Ciao Marco, Ciao Marco, piacere. Piacere Fabio. Molto piacere. Ciao. Danny. Prego, si sieda. Prego, si sieda qua. Lo seguo io. Lo so che lei ama stare da questa posizione, ci mancherebbe. Mi spoglio, posso? Si spogli. Grazie. Grazie mille per averci invitato qua. Grazie per essere venuti. Grazie. È stato un piacere. Piacere mio. Allora, io partirei con questa domanda, se posso. Ma prego, caro, mio caro oste. Chi è Gruppo Ardito e qual è la vostra filosofia? Allora, Gruppo Ardito, lo dice il nome, è un gruppo di persone che ha fatto una cosa particolare e ardita perché ha deciso di costruire orologi provenendo da un settore completamente diverso. Tutto questo è nato da un gioco, tra amici ci siamo messi a pensare di produrci un orologio per noi con le nostre varie, diciamo, professionalità, chi in progettazione meccanica, chi sulle macchine utensili, abbiamo pensato di costruirci questi orologi. Da qui è nato i primi disegni, le prime bozze del numero zero e abbiamo incominciato a produrre gli orologi, questi pochi prototipi per noi. Così, giocando, messo in rete le immagini di questi orologi, abbiamo avuto un riscontro notevole. È iniziato con un blog americano molto famoso e abbiamo avuto un sacco di richieste. Da lì è nata, diciamo, la voglia e l'intenzione di produrre orologi in maniera professionale. Posso chiedere una cosa? Perché ascoltandovi così mi sembra un po', diciamo, strano questo mashup che c'è stato fra le diverse occupazioni che avevate. Di cosa vi occupavate prima di dire disegniamoci un orologio? Perché se io penso ad un lavoratore comune, certo, non credo abbia le capacità di poter pensare di disegnare un orologio. Dietro c'era la passione per il mondo dell'orologeria e nel mio caso comunque un pregresso di progettazione meccanica, nel caso di Vano una professionalità legata a, diciamo, alle opere di minuteria e di prototipia, quindi lavorare pezzi particolarmente piccoli con una certa precisione. C'era già la mano, quindi. C'era già la mano, diciamo, un imprinting. Però chiaramente dal dire sono appassionato di orologi al dire produciamoli c'è un mare in mezzo, perché comunque ti vai a scontrare con le forniture e soprattutto anche con l'aspetto progettazione, perché cosa c'era dentro un orologio tu lo immaginavi ma al centesimo non lo sapevi. Ho avuto subito un approccio di tipo meccanico, tant'è che il nostro orologio, diversamente da tanti altri, utilizza molte componenti di meccanica comune, quindi O-ring di grandi dimensioni, viti a brugola per la chiusura della cassa e un'ingegnerizzazione analoga a quella di un hoblò di un sommergibile. Piuttosto che un orologio tradizionale, esatto, no? Esatto, esatto. Chi è che vi realizza l'orologio proprio dal punto di vista costruttivo? So che sono realizzati in Italia, ma chi li fa? I nostri orologi vengono realizzati da un foglio bianco e vengono prodotti da noi e supervisionati nelle fasi esterne di lavorazione. Partiamo da un foglio bianco, quindi da disegno al CAD che noi facciamo, realizziamo i disegni 2D con le quote, le tolleranze. Abbiamo poi un'azienda partner che ci dà una mano nella produzione delle casse, però tutto quanto viene sempre supervisionato direttamente da noi, tant'è che abbiamo questa azienda partner, è molto vicina a noi, quindi noi nel momento delle produzioni siamo quotidianamente lì per vedere, visionare e seguire tutto il processo di realizzazione del nostro orologio. Questa officina ci consegna dei manufatti, diciamo grezzi, che poi noi lavoriamo, rifiniamo e rendiamo vendibili per il pubblico. Questa azienda realizza solamente cosa? La cassa oppure realizza più pezzi, più componenti? L'azienda realizza le parti della cassa, e perché di fatto è un'officina meccanica di precisione. Questa azienda realizza su nostre indicazioni, sui nostri disegni, i manufatti e quindi vengono poi rivisti totalmente da noi, perché vengono comunque tutta la parte di finitura viene realizzata a mano presso il nostro laboratorio. Quindi i vostri numeri, il vostro progetto
la vostra idea viene data in mano a un produttore generico, a un produttore generico che lavora il metallo, esatto, che trasforma la vostra idea nella cassa di un orologio e che quindi viene del tutto rifinita per diventare di fatto indossabile, bella da vedere, qui da voi fate, sì, tutto internamente. Sì, esatto. È tutto una fase manuale che viene realizzata appunto con l'ausilio di lime diamantate, quindi c'è molta manualità intorno a questa, al processo di finitura. È una cosa che a cui teniamo perché comunque rendono l'orologio unico, perché ogni orologio è, diciamo, generato e creato e ogni pezzo viene, ha una sua storia fondamentalmente. Certo. E i ruoli come sarebbero? Chi si occupa del disegnare, chi si occupa della parte empirica, pratica? Perché se non ho capito avete dei ruoli divisi. Sì, esatto, ci siamo, sì, ognuno ha il suo ruolo. Io mi occupo della parte di disegnazione e di progettazione, il suo Civano si occupa della parte di prototipia e tutto quanto la finitura. Quindi dal disegno al prototipo, avete qualcosa da mostrarci per quanto riguarda i prototipi, sì, le fasi? Oh, fantastico. Noi abbiamo, per aiutarci abbiamo l'ausilio di una stampante 3D. Che è una delle prime fasi, vero? Sì, è praticamente la prima fase dopo la disegnazione, anzi, quando abbiamo realizzato i primi modelli 3D, per renderci conto dell'effetto che fa, proviamo sempre a fare dei prototipi per capire se a livello, diciamo, di dimensionale visivo, surreale, esatto, piace, può essere una cosa che piace o non piace. Le casse vengono poi, per renderle sempre più realistiche, vengono stuccate e verniciate della colorazione dell'orologio definitivo. Colorate anche proprio questo dopo? Sì. Cioè, per creare, diciamo, un prototipo più facsimile possibile, sì, esatto, più realistico possibile, esatto, anche se la base su una prova di questo tipo di plastica. Esatto, esatto. E quindi però vedo lì dei passaggi successivi, sì, no? Questo è un passaggio, diciamo, parallelo che a volte facciamo per quando sui progetti più complessi, perché preferiamo realizzare dei prototipi direttamente in metallo, nello specifico in alluminio. È estremamente leggero, alluminio quindi. Alluminio, per facilità di lavorazione. E te ne occupi tu anche, certo, di questo? Sì. E li realizzi in laboratorio? Laboratorio. Manualmente? Manualmente, sì. Cioè tu realizzi dal pieno una cassa di un orologio per creare... Certo, quindi questo non è un orologio, questo è un prototipo? Prototipo fatto col tornio e fresa manuale, sì. Un artista. Sembra un orologio fatto e finito. Beh, di fatto lo è. Sì, lo è. Non è il prodotto finale, ma è forse è il prototipo più simile a quello finale. Sì, no? Certo. È funzionante, è un orologio con il cassa movimento, un quadrante finito. Sì, sì, è pronto all'uso. E qui si vedono proprio le fasi della produzione, penso. Dall'idea alla realizzazione, dai test alle prove fino al prodotto finito. Prodotto finito che tra l'altro è qui al tuo, sì, polso. Esatto, esatto. Questo è il vostro Kraken, orologio che tu conosci molto bene. Assolutamente, te. Sì, sono stato rapito da questo orologio fin da subito. Infatti quando hai tirato fuori questo prototipo ho detto guarda il leggendario Kraken. Questo è un orologio incredibile che tra l'altro... dal punto di vista dell'impermeabilità rappresenta un po' qualcosa di unico. Sì, sicuramente un record italiano, perché comunque noi l'abbiamo testato fino a 11.000 metri con delle nostre attrezzature e poi ci siamo fermati perché le attrezzature che avevamo non riuscivano ad andare oltre, però abbiamo visto che nel momento in cui abbiamo analizzato l'orologio dopo le prove, abbiamo visto che comunque i particolari non si sono scomposti, le viti erano perfettamente serrate e quindi ci viene da pensare che abbia ancora parecchio da dare, insomma, a livello di prestazione. Ma pensate, il limite non è dettato dall'orologio, dalla macchina che lo testa. Dalle macchine che lo testano. Ma infatti questa cosa è incredibile, cioè voi avete costruito internamente la macchina per l'impermeabilità, sì, perché esatto, in commercio non esistono macchine talmente potenti da spingere, esatto, la pressione marina al test di questi orologi. Esatto. Voi avete preso in sostanza cosa? Una pressa idraulica, sì, l'avete trasformata in una macchina per l'impermeabilità, come? Praticamente abbiamo realizzato un cilindro di un paio di centimetri di spessore di parete e abbiamo, comprimendo con un tappo fondamentalmente, semplificando, con un pistone che preme l'acqua con l'orologio all'interno e un manometro esterno che segnala appunto la pressione che si crea all'interno della camera. E solo grazie ad uno strumento artigianale siete riusciti a spingere la pressione alla resistenza alla quale i vostri, sì, orologi riescono ad arrivare. Esatto, esatto. Questa cosa è impressionante, quindi come ha detto Danny, cioè, servirebbero macchine ancora più estreme, sì, per arrivare a quanto è estremo questo orologio, esatto, per testarlo. Esatto, esatto. Potenzialmente potrebbe
tenere forse di più delle macchine. Sì, che... certamente, sì. Perché se è sopravvissuto, diciamo, quanto? 10.000 metri di test. Abbiamo provato 11.000 metri e ci siamo fermati perché la macchina che utilizzavamo non ce la faceva più. Chissà qual è il suo limite di questo orologio così ardito. Questo orologio è riuscito anche a resistere a 275 kg di stacco, quindi ha anche quel tipo di test lì che ha superato. Fantastico. Inarrivabile. Oltre al Kraken, lo sapete, io ho già acquistato un altro orologio, ma vedo che vi siete spinti anche in altri nuovi modelli. Abbiamo nuovi modelli, nello specifico questo è l'ultimo nato, che è, questo è il Lince, il nostro best seller, perché ha avuto parecchio riscontro. È portabile, è classico, è il più classico di tutti, no? Esatto, perché ha un diametro di 42 mm per 12 mm e mezzo di spessore, quindi ha tra l'altro, cosa da notare, che comunque come tutti i nostri orologi utilizziamo sempre dei materiali di alta qualità, titanio, anche in questo caso il titanio grado 5, c'è da rimarcare il titanio grado 5 perché ben poche aziende utilizzano questo tipo di materiale per le difficoltà nella lavorazione. Questo è un nuovo modello? Questo è un nuovo modello che si chiama numero 0, in realtà è il ritorno di un vecchio modello, questo è stato il nostro primo orologio che abbiamo prodotto. Quindi questo è il primo che avete disegnato? Sì. Che è tornato? Questo è il suo successore. È stato molto richiesto perché ce lo continuano a chiedere parecchio. Abbiamo deciso di riprodurlo, ma con, diciamo, con dei crismi un attimino più aggiornati, facendo una riduzione di diametro da 46 mm a 44 e riducendo lo spessore. Rendendolo un pochino più portabile. Sì, esatto. Per i gusti di oggi che stanno cambiando, tra l'altro. Esatto. E il vantaggio di questo orologio è che ha le anse nel fondello, integrate nel fondello, quindi anche per polsi minuti è portabilissimo. È pazzesco, diverso, particolare, è unico. Cioè, la parola che più descrive, ecco, le nostre produzioni, che sono orologi proprio unici. Sì. Cioè è difficile trovare, anzi è impossibile trovare qualcosa di simile in giro per il mondo. Diciamo che è una cosa un po' voluta, perché come nostro DNA è appunto cercare di fare qualcosa che non assomiglia a nient'altro. Qualcosa di diverso. Cioè, di bellissimo. Tra l'altro anni fa comunque è stato anche copiato il numero 0, si è visto in prodotto da aziende orientali. Quindi vuol dire che è una bella cosa, molto. È positiva. Perché vuol dire che comunque come prodotto piace, insomma. Solitamente copiano solo prodotti di successo, castronerie che non hanno funzionato. Esatto. Quindi è l'indice che il mercato ha apprezzato. Tra l'altro, mentre lo indossavo, cioè ti conferisce una certa fierezza, perché ti rendi conto di avere un qualcosa di unico, perché come io stesso mi sto guardando il polso, pensa anche chi è attorno a me, magari è seduto a tavola, che viene subito attratto da questa forma, certo, particolare. Perché è qualcosa di estremamente nuovo per gli occhi di chiunque, sostanzialmente. Sì. È uno strumento subacqueo, forse, più che il classico orologio subacqueo, uno strumento di bordo. Sì, perché fondamentalmente, come sappiamo, ci sono certe normative da rispettare per avere la certificazione di orologio subacqueo. Questo, diciamo, l'unico requisito che gli manca è la lunetta girevole, fondamentalmente. Sì, però non è necessaria su un orologio di questo tipo, esatto, perché il suo fine è diverso. Esatto. Questo è il vostro GMT. Questo è il nostro GMT. Come si chiama? Esploratore. Che è tra l'altro l'orologio dal diametro più compatto, dalla larghezza più... 39 mm di diametro. Quindi avete dimostrato che si può raggiungere un livello estremo di robustezza. C'è stato parecchio lavoro intorno, perché comunque riusciamo a garantire un'impermeabilità importante su questo orologio. A quanto arriva? Questo orologio siamo riusciti a testarlo a 1300 metri, ma noi siamo arrivati fino a 1500 nella nostra prova. E anche questo non abbiamo trovato il limite, perché comunque rimane il margine è comunque elevato. È una cassa comunque in bronzo. Questo, il bronzo che utilizziamo noi è il CUSN12, che è un bronzo più pregiato rispetto a quello che normalmente è usato per gli orologi, perché è una caratteristica. Il bronzo è un materiale vivo. Il bronzo, essendo un materiale vivo, cambia la sua colorazione in funzione dell'ambiente in cui è. All'acqua, all'umidità, al sudore. Esatto. Questo CUSN12 ha la caratteristica di non ossidare, quindi di non fare crescere quella patina verdastra che spesso si vede sugli orologi in bronzo. Qua diciamo che le fasi sono molto più lente, passando delicatamente a un colore marrone scuro rossiccio. E questo appunto è il nostro primo GMT, che ha un diametro di 39 mm con un movimento ETA 2893.
Posso fare una domanda? Adesso che sono davanti all'intera produzione praticamente degli orologi, vedo che avete scelto di rivolgervi in modo piuttosto marcato e preciso ad una fetta di mercato. Sì. Cioè sono tutti orologi, al di là della forma estetica, che è un gusto immagino tuo o comunque del gruppo, di Gruppo Ardito, ma questo volersi spingere così avanti nelle immersioni, cioè c'è un occhio di riguardo per chi ama le immersioni o è dettato solamente ad una prova in più che avete voluto fare all'orologio? Perché sinceramente respiro veramente un look da sub, cioè comunque mi sembra molto incentrato verso quella nicchia di mercato. Non so se è una cosa scelta. Perché? Ecco. Allora, nascono fondamentalmente come due famiglie, la famiglia militari come il numero uno e la famiglia, quando erano nate, la famiglia dei subacquei come il numero 0 e il Kraken. Questo è il numero 1 che ovviamente possiedo. Quanti te ne mancano? Ho il Kraken e questo e adesso lo io... Lo zero deve... No, io ho messo gli occhi su questo. Deve arrivare il numero 0. Quale 0? Appunto avevamo deciso di impostarlo come... impostazione come militari come il numero uno e poi subacquei come il numero zero e Kraken, perché appunto la subacquea è quello che più di estremo si può trovare in un orologio, quindi a livello prestazionale fondamentalmente. Siccome i nostri orologi vogliono avere quel piglio molto professionale, abbiamo deciso di accontentare anche le persone che utilizzano l'orologio in quel modo. Condizioni estreme. Esatto. Come nel mio caso. Esattamente. Esatto. Quindi il fine, no? Mi metto nei panni di chi magari si sta facendo questa domanda. Mettiti pure nei panni. Ecco. Ma perché spingersi a così alte profondità a livello di robustezza delle casse? L'ignoto. L'uomo ha sempre... Nel buio, nella profondità marina, perché? Ti rispondo con un'altra domanda. Perché una Ferrari a 750 cavalli quando i limiti di velocità sono di 130 sulle nostre strade? È la stessa cosa. È il brivido. Io so che con questo orologio posso andare a esplorare il Titanic. Non ci andrò mai, ma io sono felice di saperlo. Fantastico. Cioè, anche solo, immagino, no? Anche una sfida nei vostri confronti di quanto potete andare lontano con la vostra tecnica, con i vostri strumenti da polso, no? Quindi arrivare dove nessun altro orologio probabilmente potrebbe mai arrivare, perché qualcuno, anche marchi molto importanti, si sono spinti a fare orologi anche da 10.000 metri, ma voi... Come prototipi. Cioè, voi siete riusciti a farlo da soli e quindi chissà che cosa potreste fare ancora, più di così. Sì, mancano le macchine per testare. Mancano le macchine. Io credo che in quel caso l'unico limite sia la portabilità, nel senso è uno strumento, certo. È uno strumento di lavoro. È come se io dovessi girare con un computer di bordo al polso, non lo farei mai durante il giorno perché non posso né mettere una camicia né vestirmi, perché è ingombrante. Certo, infatti il bello di Kraken ad esempio è che è un orologio estremo, dannatamente estremo, ma che si riesce ad indossare. È vero, il Kraken sì, ma il Kraken ce l'ho già. Perché non concentrarsi su questo restyling del numero 0? Sei innamorato, Danny. Di più. Sei folgorato. Folgorato. Comunque anche sul numero 0 l'abbiamo testato a 1700 metri e ci siamo fermati lì. Chissà quanto potrebbe andare oltre. Esatto. Ecco, abbiamo visto quindi chi li disegna, chi li mette in pratica, come nascono. Chi li ruba. Ma chi è che invece assembla i vostri orologi? Chi è che li controlla? Ne abbiamo il nostro tecnico di fiducia che è Cesare Parmigiano, amico orologiaio. Il noto... famosissimo YouTuber. Esatto. E quindi ci affidiamo a lui per i montaggi, perché... Voi siete stati super disponibili, ci avete fatto vedere come nasce un orologio, la realizzazione del prototipo, tu ci hai spiegato che ti metti lì e lo realizzi tutto con il tuo tornio, con la tua fresetta, certo. E tutto. È anche possibile vedere magari come viene assemblato l'orologio? Certo. Ma possiamo? Assolutamente. Ho visto che sono disponibili. Certo, andiamo da Cesare. Andiamo. Oh, Danny, volevo presentarti Cesare. Molto. Ciao, piacere. Piacere mio. Danny. Cesare è il mio maestro orologiaio, il mio mentore, mi ha insegnato tutto, mi sta insegnando tutto quello che è l'arte e il mestiere dell'orologiaio. Quindi Cesare, grazie mille, famosissimo YouTuber, iscrivetevi al suo canale, amico orologiaio. Cesare, cosa facciamo oggi? Cosa fai tu per Gruppo Ardito? Dunque, cosa faccio per Gruppo Ardito? Fabio, che avete conosciuto, viene da me con movimenti, quadranti e casse e corone. E lancette.
Ovviamente. Lei stia nel suo, sta parlando il mentore, è per piacere. Lasciamo parlare il maestro. La prima cosa che io faccio quando mi arriva ad assemblare questi orologi è cominciare a preparare i movimenti con piazzati quadranti e lancette. Dopodiché verranno messi in cassa, fissata la corona sull'albero di carica, inserito il tutto, guarnizione, fondello, anzi prima del fondello importante test al cronocomparatore per vedere se c'è da fare delle micro regolazioni sulla tenuta del tempo e poi una prova di impermeabilità a secco. Quindi un test finale per vedere che l'orologio è assemblato correttamente, certo, che le guarnizioni sono posizionate correttamente, che l'orologio tiene l'acqua una volta riassemblato. Sì, e non poca acqua, perché stiamo parlando di 1200.000 cioè... metri sopra, esatto, una colonna d'acqua prepotente. Esatto. Ma cioè, io sarei un po' stanco, dovevamo parlare di orologi e ogni puntata mi fai camminare. Io che la, non faccio, c'è fine. La faccio teletrasportare anche. Ma veramente? Allora Danny, penso che siamo giunti non solo alla fine di questo episodio, ma anche alla fine di Al Polso. Esattamente. La nostra serie insieme. Questa serie è finita. Ma è forse un addio, buon Marco? No, non vuole esserlo mai. Ah. Diciamo un arrivederci. Ah, fateci sapere nei commenti se volete vedere altri video inerenti al mondo dell'orologeria. Sarebbe fantastico. Assieme a Marco. È stato un lungo viaggio, se ci pensi, no Danny? Sì, abbiamo scoperto il vintage, il lusso. Ti sei comprato il tuo primo orologio vintage. Verissimo, questo, grazie a te. Questo ricordo rimarrà sempre all'interno dei canali, del web, dell'etere. Poi, ho visto orologi da centinaia di vacca, migliaia di sì, euro. Sì. Cioè, ma follia. Che avventura... Mamma mia, non oso immaginare quello che potremmo fare magari più avanti. Andando, ma spettacolo! Intanto camminiamo finché non perdiamo le scarpe. Assolutamente.